La vita sul server di Pandora si sta facendo sempre più strana. Infatti ho evocato un demone che ha distrutto l'intera città. Anche se propriamente non era mia intenzione, però è successo. Come? Beh, lo scoprirete in questo video. Ma potreste anche scoprirlo direttamente sul mio canale Twitch, dove potete trovarmi tutti i giorni tranne la domenica. E ora godetevi questo riassunto delle ultime 2 settimane sul server di Pandora SMP. Ok, Google... cerca metano 007 petto nudo. Scusate, me lo fa sempre. Ok, ho messo live on. No, come la chat è stata pulita? Ma no! No! Sage. Vabbè, non me l'aspettavo. Comunque. Come detto, oggi abbiamo un obiettivo. Ossia andare a risvegliare lo spirito dell'eroe usurpatore di troni Siegfried insieme ad Ado e Mollu, ma per farlo mi vorrei un attimo attrezzare meglio, perché come potete vedere sono con una armatura di pelle color magenta, non ho neanche una spada e se c'è una cosa che posso fare è enchantare. Quindi direi di andarci a procurare un pochettino di pelle per farci una nuova armatura e poi si va di spada in pietra incantata, perché ho delle blaze rod. Allora, durante la missione di recupero di Topoliner ci siamo ritrovati in questa palude popolata da delle streghe bastarde che ci stavano attaccando da ogni singolo lato. E come ben saprete, quando uccidete una strega c'è una minima possibilità che questa vi droppi una Blaze Rod. O forse no? Forse era un drop custom di quelle streghe? I have no fucking clue. So soltanto che le ha droppate una di quelle streghe. Torniamo alla posta del cuore. Pantaloni neri, per quale motivo non lo so. Awarded for achieving ancient kung fu master. No, no. Porca puttana. Ah. C'è tutto. Signori, di che colore ce la facciamo l'armatura? Viola, verde, blu. Verde, verde mi sa che non posso farla perché non ho dei cactus. Ce li ho in realtà. Pantaloni Prot 2, vada per i pantaloni Prot 2. Prot. Protection 2 sulla pettorina, mi piace. Sharp nessuno. Unbreaking 2. Soltanto Unbreaking 2. Che lame, cazzo. Ho abbastanza per farmi un nuovo arco? No, non dirmi che mi mancano le stringhe. No, vi prego. Ok, ce l'ho. Ce l'ho per farmi un arco con Power 2, volendo. Sì. 10 anni che gioco a Minecraft e ancora non ho imparato come fare il crafting, comunque. Porca puttana. Aia. Io streamo. Signor Emerald, non è il momento, non è il momento. Venga con me. Ma che cazzo è quella roba? È la spada nella roccia. Signor Emerald, avere una proposta alternativa. Che ne dice della spada nella doccia? Mi sta desponando il loot! Venga, sono morto secondi fa. Aspetti, mi dia un attimo che devo fare una cosa importante al volo. Giusto per farla rosicare qui davanti a me. Anzi, guarda, potrò anche condividere il mio raccolto con lei. Oh, mamma, sono contentissimo. Di cioè, condividerlo non effettivamente, ma potrò... Venga, se ha bisogno di l'Ender Chest, la usi. Le streghe droppano le Blaze Rod. Non mi fare le capriole. Ma wow, perché l'interno è fatto tipo portale del Nether? Bellino. Un attimo che ci metto dentro tutti quanti i miei averi, va. Che sennò la gente qua se ne approfitta. Capisco. Comunque no, lei mi stava dicendo prima, scusi, che l'ho interrotta 12 volte almeno. Pensavo che la droppasse. Non la rompa adesso, però. No. Non sapevo che si sdroppasse. Sì, non sapevo che era la mia step sister. Uguale, stesso discorso. Ho creato una miniera, anche. Ok. Quindi non so se l'ha già visto o meno. Ma la miniera non era quella del signor Tizio 20? No, è una miniera pubblica. Ah, pubblica. Spawnano ogni tanto diamanti. Fatta apposta, l'abbiamo fatta con il re. Allora, questo qui è la farm pubblica. Non so se ti interessa la farm pubblica, sinceramente. Si scende. Porca puttana. Qualcuno mi venga a rianimare. Arrivo. Tearless. Salve. Salve, Tearless.
Ti stavo proprio per dire di fare attenzione che le scale sono scivolose. Ho notato, cacchio, si scivola alla grande qua. Eh sì. Puoi darmi un attimo il tempo che te lo dicevo, vabbè. No, io volevo andare subito già a guardare. Sai che sono un ingordo io. Più ne ho, meglio è. Salve. Oddio. Ti ho scambiato per un creeper. Ma che paura mi hai fatto. Mi scusi, non era quello il mio obiettivo. Ma mi ha fatto una paura fottuta. Scusi. Salve, scusi, ero appena venuto da lei, non vi vedevo. Carino il colore verde. Grazie, ho appena fatto venire un infarto. Andiamo, che abbiamo un sacco di cose da fare. Ok, sì, andiamo. Vi chiedo scusa, ma ho avuto un piccolo incidente col signor Emerald che mi ha fatto perdere l'inventario due volte nelle sue stupide trappole. Venite, che vi invito a cena. Grazie per questo. Cosa 3? Già, ci piace proprio il sesso poliamoroso. Ma... Scusi, era per la copertura, per non destare troppi sospetti, no? Va bene. Quindi ci mettiamo qua sotto a farlo? Ma io ho fatto quasi questo spiazzo, sembra fatto neanche apposta. Ah, ok. Io mi ricordavo che dovessimo farlo in determinate coordinate, ma magari ricordo male. Comunque, disegnare per terra un cerchio con la redstone. Il diametro del cerchio deve essere di 9 blocchi di diametro. Ci penso io, sono un mago, mi chiamo Giotto. Sei sicuro che il diametro sia... perché... Lei è sicuro che bisogna utilizzare... Ah no, è diametro, non diamante. No, scusi, non c'è il diametro. Sono un pirla, lo rompa pu... Scusi. No, sono... perché... Se no eravamo un po' nella... E sa com'è con questo alfabeto, il diametro e il diamante sono praticamente la stessa parola. Che cazzo. È vero, c'ha ragione. Poi, una verga di Blaze, uno stack di carne di coniglio. Ce l'ho. Ok. E io ce l'ho cruda, però. E 10... Slime ball. Penso di sì. Slime raffinate, sì. Di slime pregiato, sì. Recita quindi ad alta voce la seguente formula, che è otite tute tati tibi tanta tiranne tulisti. Ok. E dobbiamo farlo per 5 volte in maniera perfetto. Corretta. Ma insieme o può farlo solo uno? Va recitata assolutamente in coro. Otite tute tati tibi tanta tiranne tulisti. Non è successo un cazzo. Mazza, che scammata clamorosa. Ma regaz, ma che palle. Tutto sto casino per niente. Quindi lunga vita al re umido. Aspetta che qua sta despawnando le cose. Non è successo un cazzo. Ma che scammata è sta roba. Otite tute tati tibi tanta tiranne tulisti. Oh. È finita, abbiamo vinto noi. Forse ha funzionato. Tutti rincoglioniti. Ma ha funzionato. Tranquilli. Stavamo pregando e non possiamo pregare? È il nostro culto, problemi. È il nostro culto. Ma è il nostro culto, esatto. C'è una chiesa qui, stiamo pregando per... Chi? Chi? Questo per terra Rock, sangue, raga. Sapete, abbiamo trovato questa ricetta su un libro di cucina antico e serviva per fare questa torta particolare. Siete voi? Ma è quello della Benedetta Parodi? Ma... Sì, proprio lui. Ah! È della Benedetta Parodi. È lei. Fuori? No, fuori. Di che sta parlando? C'è il temporale. Vabbè, piove, è una coincidenza. Questa musica. Sì. Cos'è successo? Gianco, smetti di suonare l'organo! Perché c'è Usain Zombie Bolt? Chi è Usain Zombie Bolt? Enzo! Vada! Maresciallo, aia! Enzo, salvati! Maresciallo, faccia attenzione! Sono in botta dura, un attimo! Maresciallo, che cazzo ci fai in botta? Lei è l'ultima persona che dovrebbe stare in botta. Aia! Zombie invisibile! Scusi, maresciallo! Cosa sta succedendo? Ragazzi? Che cazzo è? Forza Inter... Questa è la merda che avete invocato voi. Ma signor Mollo, lui è stato colpito dal nulla. Scusi, signor Gianco. Questo l'aveva invocato lei, il Siffredi. Tiar, possiamo smettere di picchiare tutti? Scusi, signor Mollo, c'è qualcuno che ha colpito il signor Mollo. Signora Capra, questa ma è... Ma gli hai tirato una spadata tu? Prima di questo! Ma chi è? Ma che cazzo? Si è fatto di steroidi. Aia! Oddio. Mi ha tolto 5 cuori. Lenny Dazzari,
Tazarin. Lenny Tazarin. Non no. Ma lasciamoci dal mostro di Babelis. Ma no, non sto facendo niente. Ho colpito poltro. Signor Fieric, io sono un disastro. Io sto in panchina, ho colpito Poldo invece che il mostro, quindi io sto fermo. Lei in arresto. No, perché? Ma non l'ho fatto apposta. Bro, tutto bene, bro. No, se... non lo chiami bro, signor Victoria. Okay. Ma non prendono danno, è morto. Signor Fieric, scusi. Via. Ho un'idea ancora più bella. Andiamo tutti quanti dal re. Così ci rimane secco. No, ma aspetta, andiamo dal castello, scusa, ci proteggerà lui. È certo. Oddio, aspetta, chi è quel coso? Che è quella roba? Ah no, è uno Skeleton Rider. No, signor Emerald! Cazzone, le sta bene. Ma almeno d'essere esperienza sti cosi, che merda. Signor Max. Ma no, ma è merda, cioè nel senso, ragazzi, devo sprecare le risorse. Ma è la sua unica preoccupazione. Eccolo! Attento. Easy. Grazie. Oi. Poi un villaggio di Clash Royale, 60 euro. Signor Poldo, no, ne parliamo dopo. Ma poi Clash Royale non ha villaggi, è Clash of Clans quello. Mi scusi. Ma che cazzo, cioè, se deve fare delle offerte almeno le faccia bene. Come stai, Tanno? Tutto... ma che cazzo è successo qua? Fermi! Dado, non tocchi, Dado, non tocchi. Fermi tutti! Che cazzo? Chi è stato? Chi è stato? Fieric. Signor Re, sono stati l'eremita. Dado e Tearless le hanno fatto un incantesimo, le hanno evocato. Io il no, che cazzo fai? Perché snicci? Ma perché snicci? Ma stavamo pregando. Ragazzi, c'è bomba a Maradona. Che cazzo è? Oh, Madonna. Oh. Mi sta mi piace. Che cazzo è? No, no, io mi metto in un angolissimo. È arrivato lui. Topoliner. Topolino. Topolino. Topolino, come stai? Shrek. Fiona. Ciuchino. Ciuchino. Topolino, come ti chiami? Topolino. Topolino, Topolino. Si chiama Topoliner. Topoliner. Si chiama Topoliner. Non importa. Zi. Allora, parla. Che è successo? Sai qualcosa? Allora, sì, certo. Le streghe avevano detto che oggi ci sarebbe stato un rituale e che andava assolutamente impedito, perché se venisse completato il rituale succedevano cose molto brutte. Chi è stato? Non saprei dirvelo. Sono stato ingannato. Allora, praticamente loro erano convinti che nel mondo fosse imprigionato un certo Freddy, non so come l'avete chiamato voi, però vabbè. Comunque voi pensavate fosse una persona buona, un prigioniero, e invece certo. No. Era il re dei demoni. Non è il re dei demoni, è un usurpatore di re. Bro, un attimo, ascoltami. Ha visto cosa è successo, 10 diamanti. Allora, come 10 diamanti? Sappia che non è stato fatto con cattive intenzioni. È stato fatto per il bene del mondo. È stato fatto per il bene di questa terra. Noi volevamo portare un cambiamento e pensavamo che Siegfried potesse essere questo cambiamento. Il fatto è rituale è stato fatto o no? No. Sì? No. Sì, sì, l'ho visto. Non saprei dirle se è avvenuto. Orca puttana. Guardi, signor Nova, signor Nova, non le so dire. C'era soltanto detto che qualora avesse portato a termine il rituale, sarebbe stato risvegliato Siegfried o Siegfried. Chi è? Un eroe antico, usurpatore di troni. Un usurpatrono. Usurpatrono. Un portale a quanto pare si è creato. Aiuto! Però per ora non vedo. Scusi, signor Re, era per uccidere lo zombie. Sto morendo, signori. Ora, a quanto. Le picchia anche il re. Vedo che non è una persona fine. Topolino, mannaggia. Per diventare virile, ti ho salvato da quelle streghe, ok? Ora non puoi comportarti così, Topolino. Ti volevo anche riportare da Minnie. Un secondo, fermi. Topolino, zitto. Allora, fermo. Allora, te mi sei detto che Siegfried non è quello che stanno pensando loro, giusto? Sì, Siegfried, ho finalmente uno che pronuncia bene. Quindi, Siegfriedi. Ok, quindi da come stai dicendo siamo fregati, in poche parole. Per colpa di Tyr, signor Dado e signor Mon. Ma perché io prima? Perché ci sono sempre io in mezzo? Adesso, ma proprio del signor Chianco si va a fidare che l'essere più multato. Ma infatti, cioè, ma come fa a fidarsi di uno così? Dietro, oh no, anzi, Tyr, uccidilo pure. Va bene, Scialla, ci penso io. Anche se avrei pensato di perderla diversamente la mia virginità anale. Shrek. Non uccidetemi, ma ragazzi, bro. Orco can, scusami, stavo per... mamma mia, che brutto carattere che c'hai. No, mo sto in botta anch'io. Oh cazzo. Aiuto. Aiuto. Se provi a volare. Ah! C'è un sistema di... oddio. Selfie alla fine del mondo. Meglio fuori che dentro.
Dico sempre io. Foldo, finire la lupara. È il momento. Pelato, stai zitto. Ma io non sto neanche parlando. Con l'altro. Ah, ok, scusi. Di solito ce l'ha con me. Io l'avrei dovuta lasciare lì col senno di poi, sa? Ma perché lei voglio distruggere questo pianeta? Non voglio distruggere questo pianeta, voglio semplicemente sbarazzarmi del re. È diverso. Ah, allora scusi. Scusi, se è qui, voglio sbarazzarmi di questo coso qua. Questo re non risolverà il problema. Lo so. Sarà ancora più cattivo. Lo so. Distruggerà il mondo. Ma è meglio di quell'altro. Cioè, volevo dire. Uccidiamolo subito. Nel senso. Mi stava dando informazioni su come fare la pizza del loro paese, che è una cosa che qua non c'è. Va bene. È andata così. Piuttosto non tornerò mai nel mio mondo. Piuttosto che stare insieme a quello lì, meglio così. Ma tu sei pazzo. Che cazzo sta succedendo, ragazzi? È la forma finale di comunismo. Non è così. Tutti morti, tutti con la stessa opportunità. Che così, ci così. Frega del cileno, noi ci avemo topoli. Max che si è unito al coro contro Chris, poverino. Coglione. Oddio, la caprettina. Fermi, fermi. Allontanatevi tutti, fermi. Allora, no, Gianco, non lo tocchi. Gianco, ma che carino. Maresciallo, chiamiamola, no, Paola. Allora, sua maestà, c'è il portale acceso. Vedo, percepisco dell'energia. Aiuto! Ma chi è? Oh raga, ho giocato a Dark Souls, è facile il demone capra. Oh shit, non è quello di Dark Souls. Ehi, c'è un goblin. Oh, il fratello di Tano. Cazzo, mi ha preso. Se provi a volare, ti accorgi che qualche stella sta lì per noi. Io non sto toccando niente. Non mi molla più. Vabbè, sentite, io vado ad aprire la porta al gatto. Mi è dato un libro con Feather Falling 3. Ah, cazzo, devo ucciderlo io! Fanculo! Alzatemi! No! Tirless è caduto dal cielo! Sono un angelo! Guardia, dovreste essere fortissimi! Ci penso io! Oh, io mica ci rinuncio alla frecciatina gratis al re, Sentita, nel senso. Cioè, volevo dire. Stavo mirando alla capra. Ragazzi, tutti insieme a cantare le canzoni di High School Musical. We're all in this together. Ma come non l'ha mai visto? Che vita triste, il maresciallo. Lei, signor Tier, poi dopo questa cosa nei guai. Porco. Signor re, però. Porco due. Vai. Io sappi che sto morendo tantissimo. Vorrei delle frecce, ma non ce le ho. Cosa? Direi che no, non ho una spada in più. Aiuto. Christopher, attento! Ma no, hai colpito me, basta. Lo so. Sta bene. So benissimo. Aia, sto benissimo. Aia, sono morto. No, dov'è? È morto il re! È morto! L'ho visto morire, è morto. Top! No, signor Tier, sono dietro di lei! Oh, cazzo! Bene, poi ne parliamo. Ma ho soltanto gioito per la sua morte, non c'è nulla di irrispettoso nei suoi confronti. Signor Tier! Non ho le frecce! Non ho le frecce! Crepa, mannaggia... Non crepa sto coso! Parlavo col re, non con l'altro. Lo so. Sì, beh, comunque il demone capro non era così difficile su Dark Souls, non vorrei dire. Scemo pagliaccio. Ho finito il gioco dei roteo per il PC della Ferrero. Cazzo! Sai che io non l'ho mai finito, quello era troppo difficile. No, ma hai provato mai quello della girella? Quello era bellissimo. No, io... Il mio preferito era quello dei magotti. Oppure quello dei cavalli. Pure... Scusa, ma stavamo. Ma stavamo disquisendo. Bello, ma chi è questo? Giga Chad. Qual è il problema? Ci salvi. Ma è mio cugino Vincenzo. Io. Dove è Giga Chad? Vai, Giga Chad, è morto. E vai. Grazie, Giga Chad. C'era questo problemuccio. Ha droppato. Ha lasciato qualcosa? No, il mostro? Sì. Cosa? Ha lasciato un succo. Ha lasciato la sua arma. Signor Tier, butti per terra subito. Dica. Conto fino a 3. 1, 2,
Droppi. No, signor Tier. Aia. Signor Dado, signor Tier. Di che? Signor Remita. Seguite maresciallo in centrale. Va bene, per la deposizione, no? Sì, esatto, no. Sì, sì, ok. Seguite maresciallo. Va bene. Vai comunque. Perché? In commesso l'incanto avete aperto un portale. Avete fatto arrivare qui in questo nostro mondo una capra brutta come il signor Gianco. Peggio. Ora, tutti i danni che sono stati fatti alla città verranno pagati da voi, voi stessi. Quindi... Noi? Sì, sì, sì. Scusi, ma cioè, io non sono d'accordo con questa cosa. Lei non può decidere così. Non c'è un tribunale. Non possiamo essere giudicati davanti a una giuria di pari. Dica. No, è una monarchia. È il mio cavallo. Una monarchia assoluta? Dopo 3 secondi. Sì. Ok. Questo è bullshit. Vede, allora sa una cosa, allora sono contento di aver evocato Siegfried. Lo dico, contento, lo rifarei di nuovo 100 volte. Guardi, vado in cella, ci resti. Va bene, ci vediamo quando esco. Spero di non trovarla viva. Io non trovo corretto che tutte quante le decisioni di questo server stiano in mano a una persona, vedete? Siegfried, per quanto pezzo di merda, almeno sarebbe stato pari. Ci avrebbe trattati tutti quanti allo stesso modo, ci avrebbe uccisi tutti. Come è giusto che sia. Posso stare nella cella col Sudoku? Ah beh, pure voi dovete andare in cella. Cioè, ragazzi, questa è la sua camera. Grazie. Scout, mi raccomando. Ma non c'è il Sudoku qua? Ma... Scusa. Ah, per il sì, c'è il Sudoku, c'è il Sudoku. No, da me c'è Prato Fiorito. Che sfiga, Wallu, vuoi far cambio? Abbastanza male. Quasi quasi. Vieni, dai, cambiamo cella, vieni. No, vabbè, mi ti... Vai, vai, vai. Cosa state facendo? No, nulla. No. Potremmo fuggire, no? Così così piccolo. Scusate? Scusi, volevo un attimo arieggiare. Richiudo subito e rientro, eh. Ah, certo, non si preoccupi. Grazie. Re, sono qui per dire una notizia che non so se... Io ho avvistato un qualcosa che non va bene vicino a casa mia. La tua faccia. No, signor Tirless. Anche lì... Ma io non ho un letto. Io vorrei spaccare quale grate per darglielo. Scusi, arrivo. Da dove lo posso continuare sto Sudoku? Signor Mollura, scusi, ma mi sono inciulato un attimo al volo questo, Ah, prego, prego. Ma mo' mi rimetto in carcere, tranquilli. Compagni di avventure, è stato bello. Un'ora. Ci vendicheremo di questi balordi più in là. Che ci farei qua? Mi scusi, mi ero addormentato qualche giorno fa. Sono rimasto in coma farmacologico praticamente fino a questo momento. Mi sono risvegliato dentro un muro. Vieni in prigione, scusa. Scusi. Come vengo? Di qua, da questa parte. Ma avete spostato voi le prigioni, ecco perché. Dovevi spostarti anche te. Ma come facevo? Stavo dormivo. Perciò io sono costretto a rimanere qui per sempre adesso. Lei ha in realtà è permesso. Libertà vigilata. Libertà vigilata? Ah, chi l'ha deciso? Il re. Prego, il re. Ho il documento. Ah, grazie. Posso uscire in libertà vigilata? Sì, però dovrei tornare qui la sera. Tanto già lo facevo prima. La stanza delle torture è nuova, guarda. Fammi vedere. C'è della cazzopalle tortura? Certo, è proprio tortura. Soltanto cazzopalle tortura. Yes. Torture. Tanto Leo, a me lo hanno già tolto, come ben saprai, quindi... infatti. Una volta in più, una volta in meno. Ah! Saporito. Cos'hai fatto? Oh no! Hai evocato pure la luna di sangue. Oh no, ma no, questa volta vi giuro, è il mio pipi che l'ha evocato. Non lo posso controllare il mio pipi quando fa queste cose. Se seguite questa serie dall'inizio, probabilmente saprete che qua in centro città ho individuato una location. Magari facciamolo bene, vero? Ho individuato una location che mi piacerebbe utilizzare come avamposto per i ribelli. Non era qui, tipo... Shit. L'han chiuso? Ah no, eccolo qua. Ah. Questo è il posto. Però è 2x2, vaffanculo. Ah, perché sei pari? Stupida struttura naturale. Comunque l'idea è partire da qua e arrivare fino a casa con un tunnel segreto a cui potranno accedere soltanto tutti coloro che sanno. Se metto nella base per ora niente. Ah. No way. Ho cannato di un blocco lo screen. Rifaccio la stanza, non il tunnel. Sì. Mi conviene di gran lunga fare una cosa del genere. Di gran lunga. La pizza è più buona di Pandora. Signor Tier, le offro la pizza. No, grazie, guarda, ho impegni. Oh,
Ah, vabbè, dai, andiamo a guardare sta pizzeria, va là. Sì, scusi, potrei avere una pizza con ananas, prosciutto e... Ma che sta dicendo? E salame piccante? Di sto cretino qua. Ma... senti un poco, pensa a me, non è ma... che stai tutto quanto qui e... Ma scusi, ma a me piace la pizza. A me piace, legittimamente piace davvero. Ah, e se posso, chiedere un po' di maionese per pucciarci il cornicione della pizza? Ma che sta qui sto pelato e merda, oh. Ma chi? Ma io ho fatto una proposta, è così che la mangio io, voi non la fate così. Non teniamo l'ananas qui, non c'è, non c'è. Ma allora che cazzo di pizzeria siete? Ma andate a cagare, arrivederci. Di dove siete, scusatemi? Di Bolzano Sud. Anch'io sono di Bolzano Sud. Ma io a Bolzano l'ho mangiata la pizza con l'ananas. Quanto sud? È praticamente l'Ives. Hai capito? Sta là. Ha detto che c'ha l'ice. Penso che siamo tutti in questo... richiamatemi quando vi procurate l'ananas da mettere sulla pizza, ok? In alternativa sì, accetto anche i kiwi. Venga in centrale così facciamo... Abbiamo un kiwi. No, mi sto sparando! Mi sto sparando! Oh! Aia! Porca puttana! È cecchinato! Il fatto è che spostando le celle hanno anche rimosso i nostri giochi, quindi io non posso neanche più fare il sudoku o protofiorito. No, non ci sono più. Oh no. Che la cosa mi dà fastidio. Dove cazzo sono le celle adesso? Dove minchia le ha messe? Qua sotto? Ci siamo buoni? Sarà meglio. Ah, salve. Qual è la mia cella? Prego, prego. Prenda questa, guarda. No, ma non... Scusi, non c'è un altro posto? No, purtroppo le celle sono queste, però... Magari un giorno le faremo ancora più grande. Quanta gente? Ciro! Ma chi è Ciro? Chi è Ciro? Sì, sì, l'ho liberato, prego. Ma è stato... È l'hanno Ciro. Steso a letto. Che scena tragica. Mi ricorda quella volta in cui Harry Potter è diventato tetraplegico. Ma Ciro vive? Ma Ciro vive? Ciro vive? Ciro è vivo, respira. Ho capito una parola su 45, non lo sto capendo neanche io. Ah, cazzo, io sono in carcere, fra. E non c'è nessuno che possa tirarmi fuori. Scusatemi, eh. Scusatemi, guardie, ma... Quale guardie sono in vacanza per il Games Week? Io devo fare qualcosa, no? Devo pure uscire e creare content. Ma che cazzo ci fa qua? Ma allora, ma io stavo girando alla ricerca di un posto in cui scavare terra che non desse fastidio alle persone e trovo la nave di dello Squid Game. Hello! Gasini, mi stai chiedendo qual è il piano di questa live? Aspetta, Ora vi faccio vedere. È questo. No, chat, no, non tirle scringiate e non ripetemi neanche di puntini. No, neanche people leave. Dai, vi prego, restate. Avete visto, ragazzi? Il mio boomer humor ha colpito ancora. Smash a like, cazzo. Dopo esperienze passate, mi sono detto una cosa. Qualora dovessi ritrovarmi in una nuova relazione, non intendo renderla pubblica. E intendo anzi mantenere privata l'identità di un'eventuale futura ragazza. E quindi questo è quello che è successo con la mia attuale ragazza, la persona con cui convivo. Perché, qualora non lo sapeste, Claudia non è il suo vero nome. Quando ho detto, cazzo, ho bisogno di una copertura, pensa alla prima persona famosa che ti viene in mente e poi scegli quello come nome. La prima persona che mi è venuta in mente è stata Claudio Bisio. E quindi è diventata Claudia. Ma sai che avere come ragazza Claudio Bisio non è male. Cazzo, pensa. Potrebbe imitare Sid mentre fate sesso. Top roleplay, cazzo. Altro che quello di Pandò. No, no, ritiro tutto quello che ho detto. Ritiro tutto quello che ho detto. Mi dissocio dalle mie stesse parole. La pescheria è chiusa, lavori in corso. Madonna, che mal di testa che mi dà sta cosa. Cazzo! Che cos'era? Vede questo lago? Sì. Ecco. L'ha fatto uno di quelli. Come l'ha fatto uno di quelli? L'ho trasformato in un lago, però. Cioè, un singolo creeper ha fatto questo? Mi segua. La seguo. Che bel posticino, tanto si respira anche.
Eh sì, è tutto grazie a questo incredibile, antico, meraviglioso, rarissimo monumento sacro. Wow. Di un'antica specie marina. Wow. Ma marina la vicina di casa di mia nonna? No, in tempo qui abitavano antiche civiltà. Che ormai si sono estinte. Come fa a dirlo? Gli uomini acqua. Gli uomini acqua? Che io ho parlato con il signor Ignazio, famoso tuttologo di Facebook. Ah. Vabbè, allora è molto affidabile. No. È super affidabile. Le leggende narrano. Sì. Che ancora ci sia il re degli uomini acqua. Scusi, non è. Acqua. Non è il re umido? No, c'è un altro re qui. E io l'ho visto. L'ho visto. Secondo me è la mancanza di ossigeno raffinato per l'hanno lei. L'hanno visto anche Vic e Franzo. Magari eravate tutti quanti strafatti. Mi assicuro. Magari era la bassa pressione che vi ha fatto allucinare. L'ho visto pure il re. Ma lei si fida del re? No. E allora, cioè, scusi, allora... L'ho visto io. No, scusi, io vengo qua, è un posto così bello e pacifico, con quattro blocchi messi in croce. Come faccio a pensare che siano i resti di un'antica civiltà? A me sembra... Sono erosi dall'acqua. Ma erosi bindi? Lei sta scherzando con il cuoco. No, in realtà siamo in acqua. Faccia attenzione. Va bene, farò attenzione. Arrivederci. Va bene. Chiedevo. Ma questa... Io la conosco. Io so chi sei. Tu sei... Tu sei la particella di sodio della quale... È davvero l'unica particella di sodio rimasta. Aia. Si facci avanti. Eccolo. Sì, sì, chiami l'ambulanza che le servirà tra un attimo. Aspettate, però ho bisogno di una musica leggermente più adatta alla situazione. Dov'è? Signor re, dov'è finito? Eccolo. Ehi, venga, venga, si fermi. Mi faccia colpire. Questa boss battle è appena iniziata. Non riesco a colpirlo mai. Va troppo veloce. È più rapido di me. E io sono rapido in tutte le situazioni possibili e immaginabili. Oh no. Ho appena distrutto parte del paesaggio. Spero non se ne accorga. Aia. È troppo rapido. È troppo veloce. Oh no, fuggiamo. Me ne sto andando. Me ne sto andando. Ah, siamo salvi. Possiamo anche togliere la musica. Cazzo, raga, vi immaginate se... vi immaginate se adesso, tipo, mi buttano giù il canale Twitch? Perché ho infranto le regole sul DMCA per la musichetta di SpongeBob. Help. Che such. Che such. Dietro casa sua. Sono andato... Arrivo. Vic. Eccola. Un pesce fuor d'acqua. Salve. Buonasera. Buonasera. Cos'è successo? Sono caduta dalla sovra, sto costruendo i ponti. Ok. E... Ma non ti sto curando? No, ok, ora sì. No. No, ora no. Ora sì, ora no. Ora sì, ora sì. Ma... Ma frate! Se vuole venire là... Sì, sì. No, non l'ho mai vista, non sono mai... L'ho vista soltanto da fuori mentre la costruiva. In effetti non è proprio comodo entrare. Ah, ok, salve. Sì, però questo tipo è una specie di magazzino, sì, no? Beh, giustamente. Che entrano tutti da qua perché è un magazzino. È anche un po' brutto. Sì, in effetti non è il massimo. Come entrare nell'armadio di casa di qualcuno. Sì, posso capire. Dovrebbe essere da qua. Sa, è ancora in costruzione questa stanza, ma è una stanza dove verranno fatte tipo, vabbè, come ben vede. Ma che bello, è tutto automatizzato, wow. Cotti materiali. Aspetti, come wow? Cibo. Ma lei ha appena cercato di rendere più efficiente tutto quanto il sistema di smelting. Lei è una capitalista. Scusi, devo andare, scusi, devo andare. No. Devo andare. Scusatemi, mi ero dimenticato un attimo esattamente quale fosse il mio ruolo nella società. Alveare di Nova? Ma adesso il loom per fare i banner serve assolutamente al 100%? Oppure posso farne a meno? È necessario. Porca puttana. Ci sarà qualcuno con un loom in giro? Deve esserci.
Forse devi andare a prendere un attimo. Oh, il barbone che vuole qua. Scusi, dove va lei? Stavo cercando uno di quei tavolozzi per fare i banner, ma vabbè. Ah, un telaio. Un telaio, sì. Sono stato anche a casa sua, Gianco, ma non c'era. Ma come è stato anche a casa mia, non c'era? Signor Franzo, lei è un telaio? No, in casa? No. Maledizione. Comunque, siccome ancora non l'ho spiegato, il banner che stiamo andando a raffigurare è praticamente la rappresentazione minecraftiana di quella che è la bandiera del mio movimento politico sul server di Pandora. La bandiera è quella che vedrete in sovraimpressione, kek. E ora il punto al centro. Ok, signori, abbiamo la bandiera. Ce l'abbiamo fatta con non poca difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Finalmente possiamo andare a piazzare i nostri banner. Ah, che bello, cazzo. Non so che forma avranno. Buon salve. Sono spaventato, figa. Ho visto una persona entrare all'improvviso davanti a me. Ok. Salve, mi dica. Per quello che stava per dire. No, 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 mi sono spaventato perché non mi aspettavo di... È arrivato tutto silenzioso, tra l'altro. Lei, mi scusi. Ha mai fatto un puttan tour? Ma sa che ci stavo pensando? Stavo parlando con la mia ragazza l'altro giorno. Intanto se... dietro cos'è quella cosa? Oh no. No, vicinissimo a colpire qualcuno. Quasi preso qualcuno? Mi hanno preso. Hanno preso? Ho preso un tipo con Torns. Ho preso Fieri. Ha preso Fieri con Torns? Ah, cazzo. Lo so, ma mi sa che ha vinto lei perché ha colpito qualcuno. Oddio! Ah! Cos'è? Signor Giacomo! Che è successo? Mi stanno sparando dall'alto. Scappi, scappi. Via, via, via. Aiuto. Ho mezzo cuore. Le ho passato mezzo centimetro dalla testa. Non si preoccupi, ne ho due. Ma cos'è sta cosa che è cresciuta fuori da me? Aia. Sono morto per il, per no, il cespuglietto. Hai appena rischiato la vita. Oddio, ma questo panda qua vuole essere ucciso, secondo lei? Ah, no, guardi, volevo dirle una cosa. Che per sbaglio, l'altro giorno stavo camminando qua vicino. Sì. E è esploso un creeper qua, quindi se vede parte della fence di un colore diverso è perché gliel'ho ricostruita. Ah, sappia che non è mio. Ah. Non è mio. Potevo lasciarlo morire, quindi? Sì. Ah. Era del signor Gianco. Cioè, è. Allora mi permetta. No, 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 no. Oh, no, no, scusa. Non pensavo. Non pensavo fosse uno di vita dalla morte. Ma lei è One Punch Man, per caso? Signor Gianco, signor Gianco. Dica, signor Gianco, scusi, abbiamo una pessima notizia per lei. Che notizia? Ha presente il panda vicino a casa di Giacomo? Sì. È stato colpito, da una, è stato colpito da una freccia infuocata. No, 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 non è assolutamente vero. Le assicuro che è stato colpito da una freccia infuocata. Non so chi di voi la stesse sparando. Qualcuno mi deve dare 64 diamanti. Chi ha flame di voi? Guardi, non so, uno di voi tre aveva flame delle persone che sparavano, quindi dovete, dovete parlare col responsabile qua. Cosa cazzo è? Qua entri dentro. Bello! Salve, io volevo dirle che sto preparando in questi giorni un banner da affiggere fuori dalla casa per, come dire, mostrare a tutto quanto il mondo la propria avversione nei confronti del re umido. Quindi se vuole gliene faccio avere una copia. Così può affiggerlo anche davanti a casa. Comunque il clown è andato in là. È lì. Eccolo. Ehi, clown fiesta, vieni qua. Clown. Poppy Poppy. Come Poppy Poppy? Scusi. Guardate questo, Poppy Poppy. Il fratello di Topolino. No, questo che fastidio. Ma l'avete ucciso? No, no, si è andato in fondo al laghetto. Io però avevo la mia macchina volante. Vabbè, allora torni alla sua macchina volante. Vedo che alla polizia non importa niente del popolo. Voglio in la server. Macchina volante. Come sempre, volare. Guarda, vedi. Sempre a pensare ai soldi che ricevono dallo Stato. Eccolo, è qua. Ma aia. Ma so io! Signor Mollu, scappi, occhio! Vedi? Ma che cosa sta succedendo qua? È il re bagnato, è un folle che vive... Mollu, non l'avevi ancora visto. No. Sott'acqua. Tiro al bersaglio. Preso. Cazzo. Pirletta. Va a piegare che pirletta! Ho sconfitto il re del mare, cazzo! Oh no, ora me lo sono inimicato, ups. Sono il successore di Giga Chad. Ho ucciso anch'io un essere potentissimo con un solo pugno. Va bene, sentite, mi richiudo qua.
in carcere. No, questa non mi piace. Ah, è vero, non posso dormire in treno di sangue. Va bene. Beh, questa è la mia cella e qui rimarrò.